Convention Center, cuore del G20, non è stato accessibile alle istituzioni scientifiche triestine. È vero però che alcune delegazioni hanno trovato il modo di mettere piede nei centri con i quali il loro paese è partner. È il caso di Marcos Pontes, ministro della scienza e della tecnologia del Brasile, che ha visitato il Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam e anche il Centro di Ingegneria Genetica e Biotecnologie ICGEB. Dall'incontro si fa strada una proposta concreta per aprire un nuovo laboratorio di biotecnologia in Brasile. Avere queste istituzioni qui serve proprio a creare ponti dopo un anno e mezzo fatto di distanze. Grazie alla fama internazionale di tanti istituti qui a Trieste e anche all'ICGEB, le delegazioni hanno potuto raggiungerci e venirci a trovare, ci ha fatto molto piacere. Hanno chiesto di venire da voi? Sì, ci hanno contattati proprio conoscendoci e sono venuti, si sono messi in contatto con noi, abbiamo organizzato delle visite in sede.